ciclismo e assunzione di gel. Secondo me avete scelto i prodotti della One Energy, avrete a disposizione due tipologie di gel, i gel Endurance e i Last 20. Sono due prodotti diversi, anche se entrambi servono a fornire energia in maniera rapida e facilmente assimilabile. I gel Endurance hanno però un rilascio più prolungato nel tempo. Se state affrontando un allenamento breve ma intenso, come può essere un allenamento indoor di un'ora e mezza, due, dopo un'ora è bene cominciare ad alimentarsi. In questo caso scegliere un gel Last 20 può essere la scelta ideale. Se invece dovete affrontare un allenamento lungo o anche una gara, una gran fondo con diverse salite, in questo caso di nuovo bisogna cominciare ad alimentarsi dopo un'ora e continuare a farlo possibilmente ad intervalli di massimo mezz'ora. Cosa scegliere? Se siete in discesa o sullo scollinamento di una salita, va bene anche il cibo solido. Nel corso di una salita invece è meglio scegliere un gel, in questo caso Endurance, perché l'assimilamento sarà più rapido, soprattutto perché il vostro fisico è già impegnato in uno sforzo intenso. Nella parte finale della gara invece, nell'ultima ora, potete assumere fino a 3 gel 20 minuti, quindi Last 20, che vi permetteranno di avere energia a sufficienza per sprintare e tagliare il traguardo al meglio delle vostre condizioni.